Salve a tutti, siamo alla lezione numero 15, la scala minore melodica. Nelle tonalità minori abbiamo visto che è necessario alterare il settimo grado nel moto ascendente. In questo modo possiamo avere da sensibile il settimo grado a distanza di semitono dalla tonica e quindi creare l'accordo di dominante e di settima di dominante. Vediamo un esempio in La. Sol diesis, lo devo alterare perché allora riesco a fare l'accordo di settima di dominante. Quindi alterando il settimo grado vado a distanza di semitono dalla tonica. Questa alterazione della sensibile però crea un intervallo di seconda eccedente fra il sesto e il settimo grado della scala. Si tratta di un intervallo poco cantabile e di intonazione difficile. Vediamo un esempio. Quinto, sesto, settimo, alterato. Fra il sesto e il settimo grado abbiamo una seconda eccedente. Do naturale e re diesis. È un intervallo difficile da intonare. Do, re diesis, mi. È poco cantabile. Per ovviare a questa mancanza di cantabilità nella melodia, si è introdotto l'uso di alterare nel moto ascendente anche il sesto grado, creando così la scala minore melodica. In questo modo l'intervallo fra il sesto e il settimo grado diventa un tono e risulta molto più cantabile. Vediamo un esempio. Quinto, sesto, settimo, primo. Quindi fra il quinto e il sesto abbiamo un tono, poi un altro tono e un semitono infine per raggiungere la tonica. Però da questo nasce un problema. Se suoniamo la scala discendente così alterata, le prime cinque note ricordano troppo la scala maggiore. Quindi discendendo la scala ritornerà naturale. Provo a suonarla lasciando le note alterate. Ecco, questo mi ricorda troppo la scala maggiore. Questo. Ecco perché tornando verso il basso le note torneranno naturali. Quindi la scala melodica sarà ascendendo con i gradi alterati e discendendo torneranno naturali. Ora proviamo a fare qualche esercizio. Creiamo delle scale minori melodiche ascendenti e discendenti. Inizio dalla nota La. Ripeto. Ora inizio dalla nota Re. Sesto alterato perché in chiave ci sarebbe il Si bemolle, in Re minore, ci sarebbe questo, lo altero, settimo grado alterato e torna naturale discendendo. Riassumendo, dobbiamo ricordare che nel modo minore una melodia ascendente dalla dominante alla tonica avrà il sesto e settimo grado alterati. L'importante è che si vada dalla dominante fino alla tonica. Nel caso di una melodia discendente dalla tonica alla dominante, le alterazioni saranno eliminate. Ma se la melodia ascendente non arriverà alla tonica, non si dovranno alterare i gradi. Cioè, se per esempio faccio quinto, sesto, quinto, questo sesto non sarà alterato perché è discendente.
Nel caso invece di una melodia discendente che non arrivi alla dominante, dalla tonica non arriva alla dominante ma si ferma prima, i gradi rimarranno alterati. Non potrei fare così, perché non avrei l'accordo di settima di dominante qui. Devo fare così. Nell'esempio che segue vediamo l'applicazione della scala melodica ascendente e discendente quasi in contemporanea. Si tratta di un corale per organo di Bach. È in La minore. Allora, analizziamo. Incomincia dalla dominante e va verso la tonica. Subito un sesto grado discendente, non alterato, una scala completa discendente, ma l'accordo che faccio adesso contiene la sensibilità alterata. Ripeto tutto. Nel prossimo esempio potremo vedere come nella melodia si possono trovare frammenti di scala melodica, ad esempio nella prima misura, ed altre parti in cui il sesto grado è naturale. Perché? Perché è discendente, mentre la sensibile rimane alterata, ad esempio nella terza misura. Ci saranno appoggiature. Provo a suonare solamente la melodia. Allora, la melodia comincia dalla dominante e va fino alla tonica, quindi sesto e settimo grado alterati. Poi abbiamo un sesto grado che poi sarà discendente, verso un'appoggiatura del La. Quindi Fa, Si, La. Sensibile alterata, appoggiatura lunga. Suono con l'accompagnamento. Ecco, in quest'ultima misura c'è una doppia appoggiatura. Il Re che appoggia il Do e il Si che appoggia il La. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.